tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Il vescovo Trasarti è ricoverato all'ospedale Santa Croce per accertamenti. Variazione di bilancio della giunta regionale che sblocca 17 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio. Magia, Medioevo, mare e anni 50. Fano è tutto pronto per i quattro canton, mentre a Ripalta di Cartoceto fervono i preparativi per il borgo in festa. Curiosità e ammirazione a Torrette di Fano per una scultura di sabbia di 3 metri per 3. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con una notizia appunto che riguarda il vescovo di Fano, Fossombrone Cagli Pergola, Armando Trasarti, che è ricoverato da giovedì scorso nel reparto di medicina generale dell'ospedale Santa Croce di Fano per un dolore alla spalla destra. I medici tratterranno Sua Eccellenza probabilmente ancora per qualche giorno per eseguire ulteriori accertamenti. Ovviamente un augurio da parte della redazione di Fano TV per una pronta guarigione. Andiamo avanti con la cronaca. Un incidente si è verificato oggi pomeriggio intorno alle 15.30 lungo la Flaminia a Calcinelli nel comune di Colli al Metauro, all'altezza dell'intersezione con via Villafranca e via Sant'Egidio. Nello scontro, provocato probabilmente per una mancata precedenza, sono rimaste coinvolte una Rexton guidata da un ragazzo del posto e una Lancia con a bordo una donna di Gubbio. Illesi i conducenti ma danni rilevanti ai mezzi. Sul posto i vigili urbani per i rilievi di legge. Siamo in piena estate, quindi cominciamo a dare anche ampio spazio a tutti gli eventi che si svolgeranno nel nostro territorio. E allora partiamo dalla conferenza stampa che si è tenuta questa mattina per presentare la sesta edizione di In Giro per Fano, la passeggiata ludico-culturale per le vie del centro storico di Fano, servizio di Lino Balestra. Enogastronomia, cultura e intrattenimento. Il triangolo perfetto che dà vita ad una delle manifestazioni più attese dell'estate, apprezzatissima dai fanesi e tappa fissa anche per tanti turisti. Stiamo parlando di Around Fano, In Giro per Fano, detta in dialetto, la passeggiata degustativa che in un colpo solo coniuga il divertimento, le eccellenze del territorio e la scoperta di alcuni dei luoghi più suggestivi della città. L'iniziativa, arrivata al sesto anno di vita, organizzata dalla Proloco di Fano con il patrocinio dell'assessorato alla cultura e agli eventi, si svolgerà venerdì 11 agosto, come sempre, nel centro storico cittadino. Per rendere ancor più gustosa la ricetta di In Giro per Fano, quest'anno si è deciso di alzare la qualità degli ingredienti che la compongono, a partire dall'enogastronomia. Lungo il percorso dei 9 punti degustativi, i partecipanti avranno l'occasione di assaggiare specialità tipiche locali. E per chi vuole partecipare, i biglietti già in prevendita ci sono al punto Yacht di via Cesare Battisti e in quello del Porto, in piazza 20 Settembre al Buburger, al Bomber Bar alla cooperativa Tre Ponti, oppure a Torrette ai Bagni Torrette, oppure anche quella sera, arrivando dalle ore 18 in piazza 20 Settembre, ci sarà la vendita dei biglietti. Grandi novità anche per la parte culturale della manifestazione che mai come quest'anno permette ai partecipanti di scoprire luoghi storici chiusi da decenni che sono rimasti nel cuore di tanti fanesi e che conquisteranno di certo quello dei turisti. Per noi come amministrazione è molto interessante questa modalità perché prima sdrammatizza un modo di approcciare al luogo d'arte che è di altri tempi e noi vogliamo che sia sempre più inclusivo. Poi grande successo, tutta la città vive con la musica, con l'enogastronomia e con l'arte, quindi un mix vincente.
E la Giunta regionale delle Marche sblocca oltre 17 milioni di euro che consentiranno di liquidare interventi di ripristino e messa in sicurezza del territorio. In particolare, informa un comunicato, saranno coperti, secondo un criterio cronologico, investimenti di ripristino post calamità per le nevicate del 2012 per un totale di oltre 1.400.000 euro da erogare nel biennio 2018-2019. I comuni interessati sono quelli di Auditore, Filottrano, Macerata, Colli al Metauro, Iesi e Pergola. Per il rischio sismico sono previsti nello stesso biennio circa 270 mila euro per il comune di Arcevia. Per l'edilizia residenziale nel triennio 2017-2019 la somma di quasi 5 milioni per i comuni di San Lorenzo in Campo, Iesi e Urbino. Tra gli altri interventi poi sono previsti anche quelli di depurazione delle acque reflue, di sicurezza stradale e viabilità. Adesso torniamo a parlare di eventi perché il 3 e il 4 di agosto, sempre nel centro storico di Fano, torna la tradizionale festa dei quattro cantoni, i quattro cantoni. Una iniziativa organizzata dall'amministrazione comunale che vedrà quattro distinte frazioni darsi battaglia a suon di allestimenti, animazione e gastronomia per aggiudicarsi la coppa messa in palio dal direttore artistico dell'evento Claudio Pacifici. A contendersi l'ambito premio quest'anno saranno i cantone dei maghi e dei maghetti a cura dell'Osteria della Peppa, che trasformerà Borgo Cavour in un luogo incantato, il cantone degli anni 50 a cura di Chiara e Guido Organizer e Officina, che con le sue vespe auto d'epoca farà calare Piazzale Marcolini in un'atmosfera vintage e suggestiva. Poi il cantone del Medioevo a cura della Pandolfaccia, che attraverso mangiafuoco, sbandieratori e suonatori di tamburi catapulterà la zona del Pincio in epoca medievale. E infine il cantone del Mare a cura del Caicco, che porterà le tradizioni marinare in corso Matteotti, lato d'Arsena, allestito per l'occasione con reti da pesca, piccoli fari e tanto altro. A Ripalta invece faranno i preparativi per l'ottava edizione del Borgo in Festa. Spettacoli, ballo, musica, cultura ed eccellenze enogastronomiche sono gli ingredienti che daranno vita a quattro giornate dedicate al Borgo in Festa. L'evento giunto all'ottava edizione organizzato dall'Associazione Culturale e Ricreativa Ripalta e i suoi amici. Lo staff con il suo presidente Mirko Fiorelli hanno presentato domenica sera il ricco programma della festa che quest'anno si terrà dal 3 al 6 agosto. Giovedì si partirà con un convegno alle ore 21 dal titolo I giovani e il futuro di Ripalta, con testimonianze a cura dell'associazione La Via della Seta, mentre venerdì si proseguirà con una serata dedicata ai balli latinoamericani. Il sabato invece sarà una serata, la serata tipica del Borgo, il Borgo in Festa, con una cena tipica dove quest'anno abbiamo introdotto come novità, oltre il coniglio che è l'elemento principe della nostra festa, cappelletti pasticciati, ma la prelibata occhi in porchetta quest'anno, ci sarà occhi in porchetta, quindi una cena tutta su prenotazione, tutta servita dall'inizio fino alla fine. La grande orchestra di Mario Riccardi quest'anno, la grande orchestra, sarà una bella serata, speriamo che il tempo ci aiuti, esibizioni della scuola di ballo Dream Dance, aree gonfiabili gratuite per tutti i bambini, animazione per bambini. E la domenica invece, arriviamo alla domenica dove abbiamo sempre ballo con l'orchestra La Tradizione. E dal pomeriggio ci sarà l'associazione Dog Time Cinofila, che ci saranno i benvenuti, tutti gli amici di Quattro Zampe, che ci sarà una sfilata con tante dimostrazioni sempre per i nostri amici di Quattro Zampe, e ci sarà sempre l'area gonfiabili, animazione per bambini, mostra fotografica a cura di Stefano Cortiglione e Stefano Ceramico all'interno della chiesa. Durante queste giornate gli ospiti avranno quindi la possibilità di degustare le eccellenze enogastronomiche, come anche l'olio, il vino e i formaggi prodotti dalle aziende che proprio a Ripalta hanno la loro sede. È veramente un impegno grandioso, ma un impegno con uno staff così, veramente un orgoglio a essere con questa associazione, in questa associazione dove c'è una voglia di fare, di stare insieme. Inoltre l'obiettivo degli organizzatori quest'anno sarà quello di raccogliere fondi per il restauro dell'antico lavatoio del Borgo. Infatti è già in atto una convenzione di comodato d'uso tra l'associazione Ripalta e i suoi amici e il comune di Cartoceto per poter iniziare i lavori di recupero entro la fine dell'anno. Dal 3 al 6 agosto, evviva il Borgo in Festa!
E questa mattina è stata presentata anche Fan Opera Summer School, una masterclass intensiva di canto lirico che si terrà al Teatro della Fortuna fino al 20 agosto, con la partecipazione di giovani cantanti provenienti da Italia, Cina, Israele e Kiev. Fortemente voluta dalla direttrice di Opera Studio School Academy, Patrizia Orciani, Fanese Doc, in stretta collaborazione con la Fondazione Teatro e il Comune di Fano, questa masterclass mira a formare, coltivare e migliorare il talento degli allievi che ne prenderanno parte fino a portarli al debutto di un'opera. Infatti sono previsti anche incontri informativi sulla gestione, lo sviluppo di una carriera e lezioni di arte scenica. A fine poi gli allievi più meritevoli formeranno i cast delle opere Elisir d'Amore e Don Pasquale di Donizetti, che andranno in scena al Teatro della Fortuna rispettivamente il 17 e il 20 agosto con l'Orchestra Sinfonica Opera Petite Rossini. Il 19 agosto si terrà invece un concerto di gala su celebri arie d'opera, in cui gli allievi del corso saranno accompagnati al pianoforte dal maestro Leone Magera. Grande curiosità invece sta destando in questi giorni una scultura di sabbia realizzata in Bagnazzurra a Torrette di Fano. Guardiamo. Roberto Mancini di Fano ha iniziato come tutti, con una paletta, un secchiello, una spiaggia, tanta sabbia e tanto divertimento. Ma Roberto non è un bimbo di pochi anni in vacanza nelle nostre spiagge, è un signore adulto e cresciuto con famiglia che ha la passione delle sculture di sabbia. Sì, perché a questi livelli si può parlare tranquillamente di sculture e opere d'arte. E Roberto dal 2009 che qui ai Bagni Azzurra di Torrette esprime la sua arte con il grande compiacimento sia di bagnanti e turisti che ogni anno assistono per settimane alla creazione del capolavoro di turno. Quest'anno Roberto, poi visto il nostro interessamento alla sua opera, ha pensato di fare anche un piccolo omaggio a Fano TV. Quest'anno cosa hai pensato di fare? Cosa hai realizzato? Abbiamo puntato soprattutto su una pista per biglie, però la semplice pista era una cosa semplice da fare in un paio di giorni. E allora ci abbiamo inserito un castello alto circa 3 metri dove la biglia passerà al centro del castello con vari segmenti di livelli di difficoltà lungo il percorso. E poi quest'anno ci hai voluto rendere insomma partecipi della tua scultura, siamo all'interno con un televisore addirittura. Sì, mi è venuta quest'idea perché siete stati fantastici l'anno scorso come regalo di compleanno da parte della mia carissima moglie, e come piccolo regalo volevo inserirvi nel contesto della pista di biglie. Penso di esserci riuscito, proprio non a grandi livelli, ma questo è quanto, ecco. Per i gestori dei Bagni Azzurra ormai è diventato un elemento di richiamo l'annuale scultura di Roberto, come fosse un elemento essenziale delle dotazioni di serie del bagno. E visti i compiaciuti commenti di chi viene qui appositamente per ammirare il suo capolavoro, sono ben felici di essere gli ospiti dell'artista. Siamo contenti di farla ogni anno perché anche la gente, abbiamo un riscontro che gli piace vedere queste cose. È un simbolo per la nostra spiaggia ormai, è 10 anni che lo stiamo facendo e è veramente meraviglioso, ormai è un punto di riferimento veramente, Bagnazzurra, grazie alle sue idee, è veramente molto bello. Sì. E vi ricordo che questa sera alle ore 21:15 alla Rocca Malatestiana di Fano è in programma lo spettacolo di musica e parole dal titolo Io sto con i bambini. Il prezzo del biglietto è di 10 euro, mentre per i bambini sotto i 12 anni l'ingresso sarà gratuito. Il ricavato andrà a sostegno della scuola di Atma in Siria. Alle ore 21:30 invece prende il via La notte è cinema, film per tutti nell'Aia e tra gli orti. Si tratta di una rassegna cinematografica organizzata dall'Associazione Culturale Verde Vivo di Bellocchi in collaborazione con il Fano International Film Festival e l'Assessorato alla Cultura e al Turismo. I film verranno proiettati nella sede dell'Associazione in via Einstein 30 a Bellocchi e proseguiranno poi nelle serate del 2, 8 e 9 agosto. L'ingresso è gratuito e questa sera al termine l'associazione offrirà un buffet ai partecipanti.
E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Fra poco trasmetteremo una nuova puntata di Box, a seguire In cucina con lo chef e poi uno speciale televisivo dedicato a Colora la vita, organizzato dall'Avis di Fano per promuovere la donazione di sangue. Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata con i programmi di Fano TV.